Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo agli sgoccioli di questo 2020, per fortuna, e dal Giappone arrivano delle notizie molto interessanti. Se da metà 2019 ci siamo iniziati a chiedere come Nintendo avrebbe potuto contrastare l'avvento della next gen con un hardware sostanzialmente già obsoleto all'epoca, beh, i dati di vendita rilasciati da Famitsu parlano chiaro. Nintendo Switch continua a macinare numeri impressionanti con buona pace di PS5 e Serie X. Oggi cercheremo di interpretare per bene questi numeri per capire se ci possono dire qualcosa dell'immediato futuro della grande N e del mercato dei videogiochi in generale. Se questo genere di video vi piace, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi contenuti. Iniziamo! I dati che andremo ad analizzare oggi sono stati pubblicati da Famitsu, la nota rivista di videogiochi, e prendono in esame le vendite fisiche sia di hardware che software sul territorio giapponese nella settimana che va dal 14 al 20 dicembre. Nintendo Switch continua con il trend positivo di vendita delle console, superando anche questa settimana, come la precedente, le 200.000 unità piazzate, attestandosi su uno sbalorditivo risultato di 263.000 unità vendute. Circa 50.000 sono Switch Lite, mentre le restanti il modello base. In totale, con quasi 6 milioni di console vendute quest'anno, la Switch ha raggiunto la cifra di oltre 17 milioni di console solo sul territorio giapponese, e non è così assurdo pensare che sfondi il tetto dei 20 milioni entro i primi mesi del 2021. Questi dati sono ancora più straordinari se li si mettono in relazione all'andamento degli hardware next gen. Si sa, Microsoft non è mai riuscita a penetrare nel mercato giapponese, il brand di Xbox è praticamente inesistente sul suolo nipponico e le poche centinaia di serie S e X vendute confermano lo scarso appeal del sistema, ma è con PS5 che le cose si fanno interessanti. Il sistema fatica ad ingranare e ad oltre un mese dal lancio in Giappone la console ha piazzato solo un totale di 241.000 unità. Le 17.000 PS5 di questa settimana evidenziano una sproporzione gigantesca tra PlayStation e Switch in un rapporto di 15-1. Certo, siamo in una fase molto particolare del lancio della nuova console Sony, che a causa della pandemia ha avuto evidenti problemi di produzione e distribuzione, risultando sold out praticamente in tutto il mondo. A questo punto c'è da chiedersi, se Sony riuscisse a soddisfare la domanda dei consumatori, sarebbe in grado di mettere in crisi lo strapotere di Nintendo e Switch? Difficile a dirsi, fatto sta che questa next gen sta ingranando molto più lentamente di quanto avrei mai creduto e alla fine l'approccio cauto della casa di Kyoto si sta rivelando vincente. Switch, ormai prossima al quarto anniversario dal suo lancio, continua a essere un hardware in salute che non sembra necessitare di un successore nell'immediato futuro. Le proiezioni del presidente Furukawa, che vorrebbe la Switch appena a metà del suo ciclo vitale, non sembrano poi così campate in aria. E a proposito della salute della console, vanno assolutamente presi in esame i dati relativi alla vendita dei software. La Wii ci ha insegnato che il successo di un hardware non dipende soltanto dal numero di console piazzate, ma anche e soprattutto da quanti giochi si riescono a vendere. Più giochi si vendono, maggiore è l'attaccamento dei consumatori all'hardware, e i benefici sono tantissimi, tra cui il supporto garantito dalle terze parti. Beh, anche per quanto riguarda i giochi, le classifiche sono ancora una volta dominate da Nintendo Switch. Nella top 30 dei titoli più venduti, sempre nella settimana tra il 14 e il 20 dicembre in Giappone, figurano ben 29 titoli per Switch, e l'unica eccezione è rappresentata dalla versione PS4 di Cyberpunk, che occupa la 28esima posizione. Nella top 10 troviamo alcuni dei soliti volti noti come Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing, ora arrivato a quota 6 milioni in totale, e Super Smash Bros. Ultimate, ma anche piacevoli conferme come Pikmin 3 Deluxe, che in terra natia continua a vendere bene, e una prima posizione occupata a sorpresa da Momotaro Dentetsu, ultimo capitolo della celebre serie in Giappone. Sì, avete capito bene, il gioco più venduto nella Terra del Sol Levante è un board game che ricorda alla lontana le meccaniche di Monopoly.
Questo fa capire quanto i gusti dei giapponesi siano lontani da quelli di noi occidentali, ma comunque fa piacere che a trainare le vendite di Switch nel periodo delle festività natalizie ci sia un software di Konami e che questo si stia avvicinando al milione di copie totali vendute, che come dicevamo prima è un ottimo incentivo per le software house esterne a continuare a investire sulla console ibrida, nonostante l'hardware datato sia spesso visto come un ostacolo insormontabile. Poracci, cosa ne pensate dei risultati ottenuti da Switch in Giappone? Credete che dei risultati del genere allontanino definitivamente le possibilità di vedere una Switch Pro nell'immediato futuro? Come al solito vi aspetto nei commenti e se il video vi è piaciuto mi raccomando fatemelo sapere con un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per rimanere aggiornati su Nintendo, Switch e il mondo dei videogiochi. Io sono il Poro Record, Michele Switch, ciao!